Benvenuti a tutti amici in questo nuovo video relativo alle attrezzature fotografiche. Questa recensione è una recensione un po' particolare perché tratteremo i microfoni. Microfoni esterni, sicuramente ne avete sentito tanto parlare e se siete finiti su questo video è perché vi siete interessati particolarmente a questa marca. Parliamo della Rode. Intanto vi starete chiedendo come mai stiamo recensendo un microfono della Rode nonostante i numerosi video che ci sono in rete che trattano di questo microfono. Questo video si è reso necessario non tanto perché è un acquisto che abbiamo fatto e che dobbiamo recensire o perché magari ci è stato inviato un pacco contenente questo microfono e dobbiamo recensirlo per forza. Non siamo nemmeno tra l'altro stati pagati da Rode per girare questo video, ma si è reso necessario durante il nostro viaggio alle Seven Sisters. Viaggio che trovate tra l'altro nel secondo canale, quindi se vi interessa un po' vedere com'è stata la nostra giornata alle Seven Sisters, non dovete far altro che andare sul secondo canale. Anyway, parliamo quindi di un microfono della Rode, un microfono esterno per fotocamera, reflex o comunque mirrorless, l'importante è che abbia lo slot per il microfono. Nel particolare stiamo parlando di questo. Ci è arrivato questo microfono, lo faccio vedere, è il video micro della Rode e insieme abbiamo anche preso il cavettino, l'accessorio per collegarlo all'iPhone, perché il collegamento dei microfoni esterni all'iPhone è un po' particolare, quindi ci vuole per forza l'accessorio ufficiale, l'accessorio originale Rode. Potete anche prenderlo compatibile, noi ormai stavamo per fare l'ordine di questo microfono e quindi abbiamo pensato di prendere anche il cavetto da collegare all'iPhone. Dicevamo, perché un microfono esterno sulla nostra reflex? Perché amici, una volta rientrato a casa dopo il Ferragosto alle Seven Sisters, ho dovuto letteralmente buttare nel cestino ben 4 video girati su per la collina per il troppo vento. Assolutamente non si riusciva a capire una parola detta al microfono incorporato della fotocamera. Non ci credete? Guardate questa clip. A persona da il treno, una che ci ha portato in questo parco spettacolare, è venuto 5 stelline a testa, andate di ritorno. Come avete avuto modo di vedere, o più che altro di ascoltare, il rumore del vento ha coperto completamente le nostre voci, rendendo impossibile il racconto della giornata, rendendo impossibile il vlog, che abbiamo tra l'altro poi dovuto sistemare in un secondo tempo una volta arrivati al cottage. Detto questo, abbiamo capito che era necessario utilizzare un microfono esterno. Ma quale microfono esterno nel mondo della Rode? Quale microfono scegliere? E chiaramente ci siamo informati abbastanza su quale tipo di microfono utilizzare ed assolutamente il video micro non è il migliore prodotto dalla Rode. Diciamo che forse è il migliore in termini di qualità-prezzo, ma assolutamente non è il migliore. In realtà il migliore prodotto dalla Rode, il più utilizzato da tutti gli youtuber, da tutti coloro a cui piace fare vlog in giro, quindi in viaggio, è comunque un microfono Rode, ma è il VideoMic Pro, che è comunque un microfono direzionale, comunque un microfono molto molto potente che ha delle regolazioni e che funziona a batteria. Perché non abbiamo scelto quello? Perché è grande, è davvero grande, è più pesante, sicuramente più performante, ma a me onestamente di andare in giro con una macchina fotografica che già pesa di per sé con un microfono così grande montato sopra non andava assolutamente. Quindi ho visto molte recensioni positive di questo video micro. Intanto vi direi, andiamo a vedere come è fatto. Quindi cosa troviamo all'interno della scatola del video micro? Chiaramente il microfono e una cosa utilissima, anche il gatto morto, il gatto che serve proprio per eliminare i fastidiosi frusci del vento che potrebbero andare a disturbare la nostra registrazione. Eccolo qui. Abbiamo quindi questa scatola, tra l'altro confezionata benissimo. Adesso mettiamo da parte. Ecco qui il supporto
Il supporto con l'ammortizzatore è molto utile per eliminare i fastidi che possono derivare dalle vibrazioni del movimento della fotocamera ed il microfono da montare al di sopra, già coperto da questo gatto morto, da questo pellicciotto che eliminerà i frusci del vento. Ora, non c'è tanto altro da dire su questo microfono, un unboxing abbastanza semplice, come potete vedere troviamo solamente la slitta, il cavettino per collegarlo alla fotocamera ed il microfono comprensivo di questo accessorio, che chiaramente si può sfilare, quindi il microfono lo possiamo tirar via, eccolo qui, ed è questo il microfono. Molto piccolo e devo dire tanto tanto leggero. Vediamo subito un confronto. Io sto registrando con la mia reflex classica, quella che uso per i vlog, quella che vedete nel secondo canale, con la quale giro tutti i video fatti sul secondo canale. State ascoltando adesso la mia voce. Adesso montiamo il video micro e vediamo come va. Eccomi tornato. Adesso state ascoltando l'audio dal video micro. Provate un po' a capire le differenze. Io intanto posso dirvi che montato sulla fotocamera praticamente non si nota. L'ammortizzatore, la slitta ammortizzatrice funziona davvero benissimo, tant'è che anche in fase di montaggio si vede il microfonino che balla un po', quindi che molleggia, si vede il microfonino che molleggia, quindi sicuramente assorbirà benissimo le micro vibrazioni e le vibrazioni che automaticamente vengono scaricate sulla fotocamera mentre la teniamo in mano. Ho notato che è un pelino ingombrante, un pelino fastidioso il cavetto a molla, il cavetto rosso che passa dal microfono e va all'ingresso della fotocamera. Questo chiaramente non è che sia un problema, purtroppo ci deve essere, magari è fastidioso che lo sportellino che nasconde gli ingressi della USB e del microfono debba rimanere forzatamente aperto e quindi ce l'abbiamo un po' che ingombra, specie se utilizziamo lo schermo ruotato per riprenderci in modo frontale, quindi per riprenderci in autonomia dalla fotocamera. Tenendo la fotocamera in mano con il video micro montato al di sopra sulla slitta non mi ha dato un senso di pesantezza in più. La fotocamera pesa all'incirca quanto pesava prima, il microfono è davvero leggerissimo, quindi non si avvertirà un fastidioso peso magari in avanti che si avverte quando utilizziamo dei microfoni professionali più pesanti e molto più lunghi rispetto a questo, quindi il baricentro, diciamo, della fotocamera è rimasto all'incirca lo stesso, quindi non mi ha dato grandi problemi. Al massimo, risentendo l'audio, possiamo accorgerci che il video micro tende a tagliare un po' i bassi, lasciando invece gli alti, quindi questo dovrebbe tornarci utile proprio in caso di vlog, quindi in caso di discorsi, del parlato di fronte alla fotocamera, piuttosto che riprendere magari un concerto, magari una musica live all'interno di un locale. Credo che questo video micro non sia adatto, mentre lo sto trovando molto buono per il parlato. Parliamo invece del prezzo di questo video micro, perché è probabilmente il suo punto di forza. Si riesce a trovare su Amazon dalle 30 alle 35 euro con la spedizione, se avete l'abbonamento Prime, quindi spedizione inclusa. Secondo me è davvero un ottimo accessorio ed è una cosa che sicuramente, secondo me, non dovrebbe mancare nel corredo fotografico di ciascuno di noi. Naturalmente di questo video micro della Rode vi lascio il link in descrizione qualora voleste vedere le caratteristiche tecniche, qualora voleste acquistarlo al volo su Amazon, e vi lascio anche il link del cavettino che serve per attaccarlo all'iPhone. Sicuramente sarà un po' più scomodo ed abbinare ad una slitta o ad un gimbal che tenga quindi il telefono e il microfono collegati insieme, ma è molto utile se non avete una fotocamera, una reflex da portare in giro e vi trovate bene con il vostro smartphone, quindi utilizzare il video micro collegato allo smartphone e sicuramente una cosa utilissima, migliorerà l'audio e non ve ne farà pentire. Detto questo, credo che col mini unboxing di oggi e con questa prova velocissima del video micro sia tutto. Anzi, forse no, vi lascio anche una clip audio, quindi registrerò pochissimi secondi di una registrazione audio con il video micro e con il microfono della fotocamera, in modo tale che potrete cogliere le diverse sfumature fra un microfono e l'altro, considerato sempre che questo video micro è un microfono entry level della gamma Rode. E comunque, amici, se questa piccola recensione vi è piaciuta, io vi invito a mettere un like, ad iscrivervi al canale, a commentare se questo microfono vi piace, anzi ditemi quale microfono voi utilizzate sulle vostre fotocamere e come vi state trovando, magari se avete acquistato questo video micro. Per quest'oggi è tutto, alla prossima recensione!